Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. È stata una notte di paura quella appena trascorsa a Fogliano della Chiana, dove poco prima delle due un uomo è stato accoltellato. Sul posto sono intervenute automediche ed ambulanza. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale delle Scotte, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Restano però adesso da chiarire i contorni della vicenda. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che indagano sull'episodio, vittima e aggressore si trovavano all'interno di un circolo dove avrebbero trascorso la serata. Poi sarebbe scattata la lite, l'aggressione però si è consumata in strada per futili motivi. E sempre in Val di Chiana, nel tratto di A1 che va da Arezzo a Monte San Savino, ieri sera un incidente in direzione sud. Un furgone ha sbandato, è andato a finire oltre il guardrail fino a ribaltarsi e adagiarsi su una fiancata. Due le persone rimaste ferite nell'incidente, due uomini di 52 e 20 anni trasportati al San Donato in codice giallo. Da accertare adesso le cause dello schianto. In città invece si è consumato un furto all'interno del convento di Santo Stefano nel centro cittadino. I ladri hanno portato via la cassaforte mentre il padre guardiano stava dicendo messa nella chiesa accanto. Nel pomeriggio dunque i malviventi sono riusciti ad entrare nell'edificio trafugando la cassaforte e poi fuggendo indisturbati. Il padre guardiano ha scoperto il furto solo al termine della celebrazione quando è tornato al convento. Ancora da quantificare la refurtiva e sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Voltiamo pagina per parlare di una storia a lieto fine, quella di Aurora, una bimba che aveva davvero fretta di nascere. Aveva davvero fretta di venire al mondo e non ha atteso il trasferimento della mamma in sala parto, ma è nata lì dov'era, nell'auto dei genitori, nel tunnel del pronto soccorso. È successo ieri sera, attorno alle 3 al San Donato di Arezzo, o meglio appena fuori. La mamma con le doglie, accompagnata dal papà, era infatti riuscita ad arrivare all'ospedale aretino. Con l'auto era entrata nel tunnel detto camera calda del pronto soccorso, dove erano presenti due volontari della Croce Bianca che avevano appena concluso un servizio. Sarà nel posto giusto, nel momento giusto per aiutare le persone giuste. Che la bimba bastava veramente un ritardo, un semaforo, nasceva senza nessuno intorno di professionale per poterla aiutare. Senza nemmeno un telino per riscaldarla, un telo sterile, un clamp. E forse per dei genitori non abituati, non attrezzati, poteva rimanere un po' più in difficoltà. Immediatamente i volontari hanno chiamato i sanitari presenti nel triage del pronto soccorso e avvertito il reparto di pediatria, ma la bimba era già pronta per nascere. La madre mi ha detto, guarda, io sento che sta uscendo. A quel punto mi sono catapultata dentro la macchina, ho scoperto la signora e la testa della bimba era già fuori. Quindi a quel punto ho pensato, ok, dobbiamo farlo qua. Ho cercato di farla respirare e le ho detto, alla prossima contrazione che senti, spingi più forte che puoi, perché ci siamo, insomma. Dopo 12 secondi me la sono trovata addosso, tra le mani, questa bimba, e aveva il cordone attorno al collo. Sono riuscita, insieme poi all'aiuto di un'infermiera che è sopraggiunta, insomma, a darmi una mano, sono riuscita a spostare il cordone dietro il collo della bimba. Ha ripreso colore e ha iniziato a piangere ed è stato il pianto più bello del mondo. È così nata la piccola Aurora. Lei e la mamma stanno bene, sono ricoverate nel reparto di neonatologia. Questo è un lieto evento che credo che dia forza alla nostra associazione e spero che sia anche un invito per tutti coloro che vogliono venire a fare volontariato, vogliono, come dire, formarsi per esserci in questi momenti. Fra 20 anni magari ci ringrazierà lei. Io quello che oggi, 17 dicembre 2022, mi sento di dire è che oggi sono io che ringrazio lei, perché mi ha ripagato di tutto il sacrificio e di tutta la fatica, di tutta la passione che metto nel mio lavoro e in quello che faccio. La casa continua ad essere un'emergenza in provincia di Arezzo. Solo nei primi 10 mesi del 2021 500 le richieste di sfratto, di cui 160 eseguiti. Sono preoccupanti i dati diffusi dal SUNIA in questo fine 2022 e gli sfratti eseguiti in provincia di Arezzo sono 160. Ci sono state 500 richieste
di accessi e 160 già eseguiti. La cosa che preoccupa maggiormente, questi sono dati che arrivano ad ottobre, quindi la proiezione sicuramente va allargandosi, ma soprattutto analizzando quello che è il contesto attuale, quindi crisi lavorativa, i pensionati, quindi i lavoratori e pensionati che anche se diventano, hanno un reddito ma stanno diventando sempre più poveri proprio a causa del costo della vita, quindi il costo dell'abitare, il costo della casa, tutto questo potrà non farà altro che aumentare questi numeri. Il 37% di coloro che sono interessati da questo problema sono italiani. La seconda nazionalità è il Marocco, la terza, la Romania, persone tra i 40 e i 50 anni con famiglia. Farei un inciso ancora più forte. Nelle ultime situazioni di bilancio a livello nazionale sono stati tolti i contributi a sostegno per l'affitto, quindi non so cosa succederà a breve, però è una cascata, cioè se non mi partono dal livello nazionale, arrivare a livello regionale e a cascata sul territorio, quindi sarà una cosa che peserà sempre di più intorno a noi. Enti pubblici che magari hanno alloggi e li tengono lì andrebbero ristrutturati e cercati di metterli a disposizione, cercare di risistemare anche alloggi che non vengono rimessi a disposizione per chi ne ha bisogno. Diamo sempre più spazio a segnalare questo problema affinché la politica non faccia solo che bei discorsi ma si occupi realmente di quelli che sono i problemi. Tra questi la casa, che è il nido di tutti quanti o di ognuno di noi. Strada della Luna ha siglato il protocollo tra provincia di Arezzo e Pesaro Urbino. È una strada bellissima, già il nome stesso, l'Alpe, la strada della Luna che passa sotto l'Alpe della Luna, che unisce in maniera più sinergica, più forte le due province, Pesaro Urbino e la provincia di Arezzo, che sono due province importanti nel nostro territorio di due regioni importanti come sono la Toscana e le Marche. La provincia di Arezzo ha firmato un protocollo d'intesa per la strada della Luna assieme alla provincia di Pesaro Urbino e i comuni di Borgopace, Badiate d'Alda e Sestino. Questa strada infatti collega le due province e i tre comuni. Veramente una strada fondamentale perché è una strada di collegamento che può permettere veramente a questi tre comuni, sono tre comuni marginali delle aree interne, quindi più disagiate e più in difficoltà, di avere una viabilità sicura che possa sviluppare in maniera ancora più forte soprattutto quel turismo che per loro è economia e è benessere. E quindi in maniera pragmatica la provincia di Arezzo e quella di Pesaro Urbino hanno deciso appunto di assumersi la responsabilità, quindi di fare una scelta politica forte dopo 20 anni, e questi sindaci chiedono alle province di prendersi in carico questa strada, di trovare finanziamenti, di pensare alla progettazione, alla realizzazione delle opere e poi alla presa in carico a patrimonio delle province appunto di questi tratti di strada. Grazie a questa cosa saranno concretizzati interventi per la riqualificazione della strada della Luna in modo da consolidare il suo ruolo di viabilità interprovinciale ed interregionale a forte vocazione turistica. La strada è messa male, è naturale che la convenzione, l'accordo nasce su questo che andremo a firmare per risistemare questa strada, ma passandoci, dico, qualche settimana fa c'era dei colori dello scontano che erano stupendi, cioè lì uno si immerge nella natura e o a piedi o in bicicletta, anche in auto naturalmente, a piedi in bicicletta è un percorso stupendo. Un progetto rivolto ai più piccoli e alla prevenzione si chiama infatti Occhio ai Bambini. Vediamo il servizio. Si chiama Occhio ai Bambini, un progetto reso possibile dalla sinergia tra l'Unione Italiana Ciechi di Arezzo, il Lions Club Arezzo Ost e l'Istituto Comprensivo Francesco Severi. Le visite di prevenzione si sono svolte alla scuola primaria Curina. La prevenzione rappresenta oggi più che mai il modo per evitare future patologie, ancor più se si tratta della vista. I disturbi oculari colpiscono circa il 6% dei piccoli tra i 3 e i 6 anni. L'obiettivo del check-up visivo di base è la diffusione della cultura della prevenzione. Gli screening sono stati effettuati dai medici tramite apposite attrezzature e si sono focalizzati sull'individuazione delle più comuni patologie visive. Un Babbo Natale speciale invece è arrivato ieri alla doposcuola di Monna Lisa Onlus.
con l'incursione di un Babbo Natale speciale, Piero Iacomoni, il doposcuola gratuito istituito dalla Fondazione Mona Lisa Onlus negli stessi locali del Charity Shop Aretino a Saione, si chiude un anno dedicato a questi 22 ragazzi di diverse etnie ed età. Un esempio di integrazione vero e reale che si concretizza nel quartiere più popoloso e multietnico di Arezzo. Io credo che i passi fatti in questi ultimi anni sono magnifici, sono grandiosi. Vedete voi da voi quei ragazzi con l'integrazione vera, non quella scritta sulla carta. Questa è veramente l'integrazione che mi aspettavo e vedo che Saione risponde molto bene. Grazie, vi ringrazio a tutti. Bel lavoro, buon Natale. Tra l'altro molti di questi bambini probabilmente sono nati in Italia, seconda generazione, il che vuol dire che si preparano ad essere italiani. Sono il nostro futuro, questi sono il nostro futuro, sia che siano nati in Italia, che alcuni non parlano ancora l'italiano ma si adattano molto bene a questi nuovi giovani, e io credo che vanno rispettati e questo va fatto una cosa bella, riconoscere che questa è la nostra società. È la futura società italiana. Siamo contenti oggi appunto di aver accolto Babbo Natale con questi nostri ragazzi, che effettivamente è dal maggio 2020 che sono con noi e sono appunto i bambini qui del quartiere di Saione, e che indipendentemente dalle loro credenze religiose oggi appunto abbiamo aperto il doposcuola all'arrivo di Babbo Natale con tanti regali, tanta gioia e tanta allegria. Sentiamo adesso gli auguri per questo Santo Natale da parte di Don Alvaro. Un momento importante quando si avvicina a Natale. Diciamo che finalmente forse possiamo respirare un momento di vita migliore tutti assieme. Però insomma i problemi sono tanti, Don Alvaro. Soprattutto per tante persone che in questo momento non possono vivere in pace come viviamo noi, nella serenità. Allora il pensiero proprio per chi in questo momento sente ancora i disagi della Santa Famiglia, come 2000 anni fa quando sono venuti a Betlemme Giuseppe e Maria. In tante parti del mondo ancora davvero c'è fame, c'è miseria, c'è debolezza, c'è paura, c'è tristezza, c'è freddo. Ecco, allora noi che siamo da questo punto di vista un po' più fortunati, ecco, cerchiamo di non dimenticarci di chi non è fortunato come noi. Comunque di vivere con gratitudine questo momento importante, ricordarci che siamo fortunati, che c'è una speranza per tutto e che anche quest'anno risuonerà il canto degli angeli. E vi annuncio una grande gioia, è nato per voi il Salvatore. Questo dobbiamo ricordarcelo, nelle difficoltà della vita c'è sempre questa luce, questa speranza, questa stella che brilla, il Signore Gesù che è il nostro Salvatore. Allora l'augurio è proprio che possiamo riscaldarci a questa luce e illuminarci a questa luce. Ecco il senso dell'augurio che faccio ad Arezzo TV, a tutti quelli che seguono questa importante e bella televisione, mezzo di comunicazione e di vicinanza, un modo anche per sentirci ancora più uniti. Buon Natale a tutti voi. Si avvicina il Natale in provincia di Arezzo, tornano i presepi. Vediamo dove. La magia del presepe vivente torna ad Oliveto, nel comune di Civitella in Valdichiana. Un viaggio all'interno del borgo medievale dove sarà possibile assistere alla rappresentazione della natività, ma anche di mestieri antichi e di scene di vita quotidiana. Due gli appuntamenti in programma il 18 e il 26 dicembre. Anche a Castiglion Fiorentino poi quest'anno torna il presepe vivente che festeggia 30 anni. L'appuntamento natalizio così per eccellenza raddoppia domenica 18 e lunedì 26 dicembre.
dicembre. Dalle ore 17 il centro storico si animerà con scene di vita quotidiana. Alla chiesa del Calcinaio a Cortona arriva invece il Presepe della Pace, un allestimento curato dall'artista Antonio Massarutto che sarà ispirato alla tragedia della guerra. È invece iniziata domenica 4 dicembre la 25esima mostra concorso Presepi a Laterina in provincia di Arezzo. Dopo 2 anni di assenza dovuti alla pandemia, questa edizione inizia così con lo spirito natalizio più bello, quello della famiglia e della comunità che condivide passione e forza delle tradizioni. 100 i piccoli presepi all'interno di un presepe popolare vivente fatto di persone nel suggestivo borgo medievale. Una mostra online ed un concorso per premiare i migliori presepi realizzati nelle case, nelle scuole e nelle chiese e infine l'iniziativa delle ACLI Un presepe al giorno. In un teatro Petrarca alla completo si sono esibiti musicisti, cantanti e amici di Raffaello in un concerto musicale che ha spaziato dal barocco al moderno, dal classico alla lirica. Uno spettacolo che ha emozionato il pubblico. La serata, voluta e curata dalla famiglia Barbagli, ha avuto anche uno scopo benefico, ossia il supporto del servizio Scudo, cure domiciliari oncologiche sostenuto dal Calcit. L'incasso devoluto per la serata di ieri sera è stato di circa 11.000 euro. E adesso passiamo alla pagina dello sport, al calcio, ennesimo pareggio per gli Amaranto oggi in casa della Trestina. Sentiamo le parole di fine match di mister Indiani. Mister Indiani, allora, un pareggio amaro, una brutta prestazione, un'altra delusione? Ma pareggio amaro, brutta prestazione, brutta prestazione che abbiamo pareggiato, non brutta prestazione non direi, pareggio amarissimo, amarissimo, amarissimo. Non c'era nessun sentore e a quel punto si potesse pareggiare la partita, anzi abbiamo fallito il raddoppio in diverse occasioni. Calcio è questo, la squadra non riesce a chiudere la gara, anche oggi l'inizio era stato bellissimo, ci doveva essere il doppio vantaggio. Non riesce a chiuderle mai e prima o poi ci mette un errore, degli errori fondamentali come quello di oggi. Peccato, peccato davvero. Anche vero che purtroppo loro hanno avuto veramente tante occasioni per pareggiare, quindi... Nel primo tempo hanno avuto, però l'inizio di gara poteva essere 2-3-0 senza che loro avessero avuto un'occasione, mi sembra. E l'occasione di Gucci solo davanti al portiere mi sembra era 1-0 con nessuna occasione loro, quando ha fatto il pallonetto e è andato sul tetto della traversa. Però dicevo alla distanza, è che alla distanza in secondo tempo non c'era sentore che potessero pareggiare, anzi abbiamo sbagliato noi 2-0 2-3 volte mi sembra. Così, poi fai un errore di genere, perdi una palla in uscita incredibile, poi dall'angolo successivo prendi pari. C'è amarezza, c'è un breve dubbio. Ma la squadra mister, dopo la prestazione di oggi, di che cosa ha bisogno secondo lei? Perché è sembrata in difficoltà anche nella gestione della partita. È vero che rischiava poco, però non dava più la sensazione di essere sicura una squadra come era qualche tempo fa, no? È così? Qui si parla allora di quanto? Nemmeno 15 giorni fa a Castagnaio, allora che parliamo? La partita di domenica scorsa è stata pazzesca. È stato nell'arco un campionato quei momenti e a perdere la partita domenica scorsa psicologicamente è stata una grossa mazzata. Oggi all'inizio sembrava si fosse superata perché abbiamo iniziato la partita benissimo, dando un vantaggio. Poi alla distanza sicuramente sono venute fuori le paure di non farcela portarla a fondo. E questo è il punto. Più preoccupato del fatto che l'Arezzo continua a creare tanto e a segnare poco, oppure mister che un golletto in qualche maniera, sporco o meno sporco, la squadra lo prende sempre? Continuiamo a concretizzare poco e rispetto all'inizio del campionato non prendevamo mai gol, ora prima o poi in qualche maniera ci mettiamo sempre qualche errore importante, fondamentale e prendiamo gol. Non mi riesce a capire, cioè, si prendesse con contropiede perché tatticamente siamo messi male,
anche oggi tutti lì, che si deve fare? Ci sembrava che la partita fosse in totale controllo. Andiamo avanti. Mercoledì c'è il Poggi Bonzi, mister, no? Come rimettere insieme da un punto di vista mentale la squadra, perché poi è una partita che potrebbe comunque far girare bene la squadra alla fine del giro di andata. È una partita importante, dobbiamo questi due giorni riariare le pile e andare su moralmente e andare avanti lo stesso. C'è nulla da fare, oggi è finita, mercoledì ce n'è un'altra. È chiaro, oggi c'è il rammario grosso, c'è un breve dubbio, perché pensavamo di avercela fatta a quel punto. Invece dobbiamo chiudere la parentesi e ripartire, e mercoledì tirar fuori una grossa prestazione, altrimenti credo che mercoledì sia una partita spartiacque, veramente. Domani invece le ragazze Amaranto, reduci della vittoria contro il Tavognacco, sono in scena a Cittadella per la 12ª giornata del campionato di Serie B. Appuntamento dunque alle 14.30 al centro sportivo Tombolo. Sentiamo le parole di Costanza Razzolini. Costanza Razzolini, siamo alla vigilia dell'ultima partita dell'anno solare del 2022, un 2022 che alla CF ha portato un successo indimenticabile del campionato scorso. Sì, sicuramente questo 2022 è stato un anno importante, abbiamo vinto il campionato con tanti punti di vantaggio. Per quanto riguarda questa seconda parte dell'anno, sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile, quindi comunque le difficoltà ci stanno e stiamo cercando di fare il meglio possibile per dimostrare di essere all'altezza. Poi noi stiamo lavorando benissimo, siamo partite subito ad agosto a lavorare molto bene. A volte ci vuole anche un po' di tempo per amalgamarsi, per conoscersi, e penso che quello che abbiamo fatto fino ad adesso piano piano stia venendo fuori in campo anche con i risultati, con i punti. Questo mese ci servirà sicuramente per recuperare energie, per fisiche e mentali, per ritrovarci un attimino anche con le nostre motivazioni personali e magari anche per fare un po' di mercato, perché comunque siamo poche numericamente e sicuramente anche questo ci darà una mano. E dopo il TG, come ogni venerdì e sabato, torna all'appuntamento con Gustar, dedicato alle eccellenze gastronomiche del nostro territorio e anche con tante ricette. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.